mese di maggio, è il mese speciale per la Madonna, che noi invochiamo con fiducia. Ecco, la invochiamo con quella fede semplice ma forte che già Santa Bernadetta ha sperimentato. In questo tempo così difficile, a causa della pandemia, intensifichiamo la nostra preghiera a lei. Preghiamo per tutti voi, per tutti noi, per tutte le famiglie, per tutte le innumerevoli difficoltà di questi tempi. Ecco, la preghiera è un segno di comunione, oltre che essere un segno di fede, è un segno che ci fa sentire questa profonda comunione fraterna, uniti a Maria. Ecco, siamo accompagnati, perché Maria prega con noi. Noi diciamo prega per noi, è vero, ma ella prega con noi, prega insieme a noi. Lei come madre e noi come figli. Quindi buona preghiera a tutti. Questo mese di maggio sarà un mese speciale, perché una preghiera dei figli che ricorrono alla Madre del Cielo, a colei che realmente ama intensamente e teneramente tutti i suoi figli. L'associazione in questo periodo così brutto e difficile a causa della pandemia, con l'approssimarsi del mese di maggio dedicato alla cara Mamma Celeste, seppur a distanza, ha organizzato una preghiera al giorno per tutto il mese di maggio, chiedendo al Signore che grazie all'intercessione di Nostra Signora di Lourdes rinnovi in noi fiducia, speranza e pace nel cuore e possa benedire la nostra città, l'Italia, tutto il mondo, i cari ammalati e tutti noi. Maria, poiché sei il sorriso di Dio, il riflesso della luce di Cristo, la dimora dello Spirito Santo, poiché hai scelto Bernadette nella sua miseria e la sei la stella del mattino, la porta del cielo e la prima creatura risorta, ti preghiamo e ti affidiamo la nostra vita in un momento in cui così tanti uomini e donne temono per la loro salute. Assisti i malati e il personale infermieristico, accogli coloro che sono morti e sii il conforto delle famiglie e liberaci al più presto dalla pandemia che ci affligge. Permetti che ritorniamo alla nostra vita nella gioia, nella serenità e nella pace e permetti di farci abbracciare con spirito di vera amicizia e fratellanza al più presto. Amen. Misteri gaudiosi. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, e preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, in la misericordia. Nostra Signora di Lourdes. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, in la misericordia. Nostra Signora di Lourdes. Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, in la misericordia. Nostra Signora di Lourdes. Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, in la misericordia. Nostra Signora di Lourdes. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, in misericordia. Nostra Signora di Lourdes, ti benediciamo, o dolcissima mamma, e ti ringraziamo con tutto il cuore per il tuo santo esempio di purezza e semplicità. Il tuo infinito amore, che non conosce confine, sia per tutti noi un dolce sostegno per ogni nostra difficoltà. Ti lodiamo in eterno, dolce Maria benedetta, e ti benediciamo per tutte le volte che sai rendere le nostre sofferenze più leggere da sopportare, quando tu chiudi gli occhi e sussurri dolcemente al nostro cuore, coraggio. Il sorriso di Maria possa ravvivare le nostre giornate di tristezza e la sua luce illuminare i nostri giorni bui. Lo sguardo di Maria ci permetta di guardare i nostri fratelli con gli occhi dell'amore, vero e il suo respiro sia il modo di ringraziare il nostro Signore per il grande dono della vita. Nel tuo cuore, o Maria, poniamo le nostre insicurezze. Tu ci confidi. Nel tuo cuore, o Maria, poniamo le nostre insicurezze. Tu ci infondi il coraggio e la forza necessaria per portare avanti una credibile e reale testimonianza di fede. Tu ci rendi più sicuri e consapevoli di non essere mai da soli. Grazie, Mamma Santa. Ti rendo grazie, Mamma Benedetta, per ogni tua coraggiosa sofferenza. Tu, che hai saputo accettare ogni volontà divina, sii per ciascuno di noi un modello da imitare, seguire e collocare al centro. Ti benedico, dolce mamma dell'amore, e mi affido a te. Ti affido tutti i miei cari, i miei amici, la mia Chiesa e tutti i suoi sacerdoti. Ti affido la gente sofferente, sola, abbandonata, disperata. Prendici sotto il tuo manto, in modo che nulla possiamo temere. E con te al nostro fianco scorgeremo la strada della gioia e della pace eterna. A te, Maria, Regina del Santissimo Rosario, il tuo grande amore sia per noi l'immagine di un futuro ricco di fede, di speranza e di carità eterne. Le nostre preghiere siano per te una dolce catena che ci unisce il tuo amato Figlio e conduce tutti all'incontro della verità che ci renderà liberi. Ti benedico, o Mamma Santa, e ti accolgo nella mia vita come una stella luminosa. Ravviva le mie giornate con il tuo dolce sorriso. Soccorrimi quando gli eventi mi rendono incapace di reagire. Confortami e sii sempre al mio fianco, in modo che io possa attingere alla fonda del tuo grande coraggio. Nel mio cuore, Maria, nella mia vita, Maria, nel cammino intrapreso, Maria, e grazie a te, mamma, che ogni sofferenza si trasformi in volontà divina, ed è grazie a te che l'amore vero assume tutti i colori dell'arcobaleno. Ti prego, nostra cara mamma del cielo, non abbandonare i tuoi figli,
regalaci ogni giorno l'opportunità di migliorare la nostra vita, aprendo i nostri cuori all'amore verso Dio e verso i nostri fratelli. Posa il tuo sguardo dolcissimo su ognuno di noi e coprici col tuo manto benedetto. Uno sguardo, un soffio, un tocco leggero come un'ala di farfalla, un granello di speranza, un respiro di salvezza e la fiducia nell'amore vero, che nulla e nessuno potranno mai toglierci. Sei tu, Maria, sei solo tu. Per te, Maria, questa notte ho fatto un sogno. Ho visto un mondo nuovo, pieno di colori. Il blu di un cielo terso, tempestato di diamanti. Riversarsi nella più bella di tutte le aurore. Le mille gradazioni di un sole dorato. Confondersi col cuore dei bambini sorridenti. È un'aria fresca e profumata. Un'acqua limpida e trasparente, il cuore verde della foresta colmo di miriadi di alberi maestosi e nuvole di petali lievi e profumati, assumere all'imbrunire le numerose sfumature delle gemme preziose e il turchese spumeggiante degli oceani della terra, il fuoco vivace delle amicizie vere e degli amori eterni. Questa notte ho sognato Maria. È tempo di affidarti i nostri sacerdoti, o Maria. È tempo di chiedere per ognuno forza di volontà, consolazione e amore assoluto verso il nostro Signore tuo Figlio. Proteggi coloro che fanno della loro vita un dono totale di sé e per gli altri. Guidali come lampada luminosa sul cammino ad incontrare Gesù, Maestro e Signore di tutto l'universo. Fiori di delicatezza per Maria, un candido e fresco giglio al mattino, un allegro e festoso girasole alle 12, una rosa profumata per il pomeriggio e il dolce e soave profumo del gelsomino alla sera. Tanti fiori per una regina, tanto amore per una mamma tutta santa. Sedicesimo giorno. O dolcissima Maria, ti affido tutti i giovani ragazzi che per terribili e crudele circostanze perdono la vita. Custodiscili sotto il tuo prezioso manto, affianca i loro genitori e incoraggiali a sperare nonostante l'immagine del dolore in un futuro migliore. Fa che ogni famiglia possa abbandonarsi con fiducia alle tue cure e convidare una domani migliore. Tu sii benedetta, o piccola o dolce madre mia, per tutte quelle volte in cui mi rivolgo a te e tu mi tendi la mano. Tu colmi la mia vita di armonia, letizia, vitalità e tenerezza. Tu mi proteggi e stai eternamente al mio fianco. Tu mi hai collocato sul tuo cuore di amore e mi hai reso felice per sempre. L'anima mia magnifica il Signore. Negli occhi dei miei piccoli fratelli sofferenti, nel sorriso delle persone solo che chiedono aiuto e nel cuore di chi mi vuole bene, vedo te, Maria, mamma di candore e simbolo di eterna lealtà. Benedico il buon Dio in ogni circostanza della mia vita per averti donata a noi come segno del tuo amore infinito. Tu sii lodata e benedetta, o mamma tutta santa, per tutte le volte che hai accolto con fede assoluta la volontà divina, in modo particolare nella tua maternità celeste, compiuta per mano del Signore, nell'opera del suo Spirito Santo. Guidami col tuo santo esempio e sapere accettare con fiducia ogni suo volere, confidando totalmente, completamente in Lui, nostro Padre di salvezza.
Oggi ti affido, o Madre benedetta, tutte le donne del mondo, mamme, giovani ragazze, piccole bambine, religiose e consacrate. Non abbia mai più sussistere di esse per mano di uomini senza scrupoli, violenze, brutalità, maltrattamenti, soprusi e danni psicologici. Proteggi queste tue figlie con la dolcezza del tuo infinito amore. Nelle mani di Maria noi siamo come piccole e candide colombe. Lei ci accoglie delicatamente, ci accarezza con affetto, ci solleva coraggiosamente verso l'alto, ci lancia con tutte le sue forze nella direzione giusta e ci accompagna amorosamente con il suo sguardo benedetto, fino a quando noi giungeremo sicuri nel cuore del suo amato figlio. A te, Maria, al tuo sentimento materno, al tuo abbraccio premuroso, ai tuoi occhi trasparenti e al tuo sorriso prezioso come la più splendida di tutte le gemme. A te affido coloro che perdono affetti, salute, casa e lavoro nelle numerose sciagure di questo mondo. Dona a ognuno il coraggio e l'energia fisica e spirituale per essere capace di rialzarsi e riprendere a vita. Posa, o Maria, il tuo sguardo benedetto su tutti i nostri giovani. Indica loro la retta via da seguire, affinché non abbiano mai a perdersi tra le grinfie di gente senza scrupoli, rovinando così la loro giovane vita. Poni sul loro cammino fratelli abili, degni della loro fiducia, cosicché l'alba di ogni nuovo giorno sia tinta di amore e di speranza verso di te, Mamma Santa, e verso il tuo adorato figlio. Per te, Maria, stella splendente in un'alba luminosa, custodisci i veri valori cristiani, come l'amore, la famiglia, l'amicizia, la purezza, la lealtà, la verità, l'onestà e il rispetto degli altri. Mostra al mondo intero che queste virtù esistono ancora, poiché riflettono l'insegnamento del tuo amato figlio, nella certezza assoluta che egli dimora sempre al nostro fianco. Un volo di colombe, in alto nel cielo, rappresenta il cuore di nuovi martiri. Ti affidiamo, Mamma dolcissima, coloro che ogni giorno perdono la vita per mano della violenza, della crudeltà, del sopruso e delle ingiustizie. Accompagna con particolare attenzione questi eroidi, regalando ai loro cari profonda consolazione, regali spirituali. 26° giorno. Prenditi cura, Mamma carissima, di tutti i bimbi del mondo. Custodisci la loro purezza, cammini al loro fianco, tenendoli sempre per mano e sii per ognuno di loro il dolce respiro di amore materno. Nel mio cuore, Maria, e sul mio cammino, ancora Maria, è lei che mi guida e mi infonde sicurezza quando tutto intorno si svuota e l'aria sembra priva di fede. Chiudo gli occhi, tiro un bel respiro e vado avanti, perché Maria è con me, per sempre. Tu sii benedetta, Madre cara, per il sorriso dei nostri piccoli e le grida di gioia quando correndo essi ci vengono incontro in uno slancio di amore spontaneo. Te li affidiamo, o Mamma Santissima, prendili sotto il tuo sacro manto e benedicili insieme ai loro genitori. Ti rendiamo grazie, Maria, per ognuna delle nostre giornate. Tu ci accompagni fin dall'aurora e la tua letizia per noi potenziamento di grazia. Ci affidiamo a te e ci rassereniamo tra le tue braccia, poiché tu, piccola Mamma del Cielo, e tesoro di noi, miseri peccatori, ci tieni incessantemente uniti a te. Sei tu, Maria, la Mamma universale. La tua presenza sia per noi motivo di lode, gioia di ringraziamento al nostro Signore. Il tuo conforto sia ragione di vita e dimostrazione assoluta di non essere mai soli. Il tuo cuore sia con la nostra salvezza, il nostro rifugio, la nostra liberazione. L'amore che la nostra mamma nutre verso di noi non è stimabile in giorno, anni o secoli, ma è un sentimento che procede in concomitanza con la tenerezza e la misericordia del Padre, simile
all'estensione degli oceani che nulla e nessuno potrà mai colmare maggiormente. A te, mamma e regina dei cuori, a te, figlia benedetta del Dio e madre di ogni uomo, a te, stella del nostro cielo, luce della nostra anima, tesoro inestimabile, a te che fai girare il mondo con l'amore e porti il messaggio di pace universale e autentica, a te che ci hai fatto conoscere la via per raggiungere il nostro eterno e adorato Cristo, Signore di tutto l'universo. Tu sia benedetta ora e sempre. Vergine del Santo Rosario, ottienici di contemplare, vivere e radiare nel mondo intero il mistero di Gesù Cristo e la grazia della comunione trinitaria. Vergine dell'ascolto, insegnaci a pregare, ad accogliere e a meditare la parola di Dio. Vergine orante, fa che i misteri del Rosario si incegnano a rendere grazie e a stupirci dinanzi alle meraviglie che opera il Signore. Amen. Salve Regina, Madre Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria, Nostra Signora del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. Beato Bartolo Longo, prega per noi. Ti preghiamo, Signore, per tutte le mamme che consumano la loro vita giorno dopo giorno a servizio dei figli e serenamente affrontano il terribile quotidiano, perché trovino in te il sostegno e la forza di continuare anche nei momenti di stanchezza e di sfiducia. Ti preghiamo, Signore, per tutte le mamme che piangono gli errori e le cadute dei figli e soffrono di sentirli lontani, perché nella fede riscoprano il motivo vero della loro dedizione completa anche nell'ora dell'abbandono. Ti preghiamo, Signore, per tutti i genitori distratti da molteplici impegni, rischiano di dimenticare che non si educa con le parole, ma con l'esempio e la coerenza, perché trovino il coraggio di verificare la vita alla luce dell'esempio di Maria. Ti preghiamo, Signore, veglia, o regina d'amore e di dolore, benedici, o Maria, tutte le mamme, fortifica, o Maria, tutte le mamme, santifica, o Maria, tutte le mamme. Veglia sulle madri addolorate, benedici le loro gioie e i loro dolori, fortificale nella loro insostituibile missione, santificale donando loro il frutto del tuo seno. A mamma, chi tena mamma è ricca e non usava, e chi avo bene è felice e nulla apprezza, perché l'amore mamma è una ricchezza, è come un mare che non vernisce mai. Pure l'uomo più triste e malamente è ancora buono se va bene a mamma. A mamma tutto ti dà, niente ti cerca, e si deve chiagnere senza sapere perché, t'abbraccia e dice figlio e chiagna insieme a te. Preghiera alla Madonna di Fatima. Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto che ci viene dal tuo cuore immacolato, la carità e la pace di cui tu sei regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché tu le soccorra, i nostri dolori perché tu li lenisca, i nostri mali perché tu li guarisca, i nostri corpi perché tu li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi di amore e di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all'umanità. Richiama gli erranti sul retto sentiero,
Donaci molte vocazioni e santi sacerdoti. Proteggi il Papa, i Vescovi e la Santa Chiesa di Dio. Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. Nella nostra preghiera chiediamo la benedizione al Signore per l'intercessione di Maria di Lourdes. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome di Gesù e di Maria andiamo in pace. Prendiamo.